Ascolti TV 1 aprile 2018, flop furore 2 Questo nostro amore. Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, domenica 1 aprile 2018, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della nuova fiction di Rai 1, Cancelletto Questo nostro amore 80 con Anna Valle e Neri Marcore. Su Canale 5, invece, è andata in onda la penultima puntata della serie TV Cancelletto Furore 2 con Massimiliano Morra, mentre su Rai 3 è andata in onda una puntata speciale di Kilimangiaro. Debutto flop per Questo nostro amore 80 su Rai 1. Gli ascolti del primo time di ieri 1 aprile 2018 rivelano che entrambe le due fiction trasmesse su Rai 1 e Canale 5 non hanno brillato dal punto di vista degli ascolti. La puntata d'esordio di Questo nostro amore 80 ha registrato una media di soli 3 milioni e mezzo di spettatori, fermandosi al 15.40 di share. Un risultato decisamente molto basso per il prime time di Rai 1 e soprattutto per il debutto di una fiction che nelle due stagioni precedenti aveva registrato una media di oltre 5 milioni di spettatori. Evidentemente Questo nostro amore 80 ha pagato lo scotto di essere stata trasmessa la domenica di Pasqua, serata in cui il pubblico non è in casa. Non se la cava per niente meglio la fiction Furore 2 trasmessa su Canale 5, il penultimo appuntamento di questa domenica 1 aprile ha ottenuto una media di soli 2.2 milioni di spettatori, arrivando ad un misero 10 di share e quindi confermando l'ascolto flop già registrato nelle settimane precedenti, che indubbiamente fa pensare al fatto che la terza stagione della fiction non verrà messa in cantiere da Mediaset. Sempre flop domenica in Con la Parodi su Rai 3, invece, la puntata speciale di Kilimangiaro, Il Borgo dei Borghi con Camila Radnovic, ha ottenuto un ascolto medio di 1,5 milioni di spettatori con uno share del 7%. Su Rete 4, invece, è stato trasmesso un nuovo film della saga di Don Camillo che ha attirato l'attenzione di 1,1 milioni di spettatori con oltre il 5% di share. Ottimo risultato per Non è l'arena di Giletti, che sulla 7 ottiene una media di 1.4 milioni di spettatori con il 7.80. In daytime, invece, la puntata pasquale di Domenica in onda senza la concorrenza di Domenica Live, ha conquistato una media di soli 1.6 milioni di spettatori con il 15.40. Nel preserale, invece, Avanti un altro con Paolo Bonolis è stato scelto da una media di 2.8 milioni di spettatori, ottenendo il 18.40 di share. Ottimi ascolti, invece, per la trasmissione In famiglia, che su Rai 1 ha ottenuto una media di oltre 2 milioni di spettatori con uno share del 28%.